La più bella eredità che possiamo lasciare agli altri è la fede, e quanto ha detto il Papa nella messa del mattino a casa Santa Marta, nell'omelia ha invitato a non aver paura della morte perché il percorso della vita continua. Il valore dell'educazione per l'armonia della persona è stato questo il tema al centro delle parole di Papa Francesco durante l'incontro ieri pomeriggio in Vaticano con la Fondazione Pontificia Scolas Occurrentes, la rete internazionale di scuole nata in Argentina per volere dell'allora arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Commozione e raccoglimento da ieri sera nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura, dove sono moltissimi fedeli giunti per venerare i due santi cappuccini Padre Pio e Leopoldo Mandic. Il pellegrinaggio a Roma delle loro reliquie nel Giubileo della Misericordia vedrà questi testimoni a San Pietro da domani pomeriggio fino all'11 febbraio. Questa sera la veglia a San Salvatore in Lauro. Unioni civili, prosegue al Senato l'esame di costituzionalità del DDL Cirinnà sulla regolamentazione delle unioni civili, sui principali nodi di questo disegno di legge e le forzature che esso presenta, il commento di Filippo Vari, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università Europea di Roma. Domani pomeriggio, venerdì 5 febbraio alle 18, nella Basilica Santa Maria Regina degli Apostoli a Roma, si terrà una messa solenne per la chiusura del centenario di fondazione delle Figlie di San Paolo nel 52esimo anniversario della morte della cofondatrice, la venerabile Suor Tecla Merlo. Celebrerà il rito Monsignor José Rodríguez Carballo, segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Il 5 febbraio di 10 anni fa veniva ucciso in Turchia Don Andrea Santoro mentre pregava con la Bibbia in mano. Domani sera alle 19 nel decennale della morte il cardinale vicario Agostino Vallini celebrerà una messa in suo ricordo nella Basilica di San Giovanni in Laterano. La più bella eredità che si lascia a chi ci segue è la fede, maturata in una vita consacrata. E questo è il tema dell'omelia di Papa Francesco questa mattina nella messa a casa Santa Marta. Il Papa ha ricordato la vita di Re Davide che regnò su Israele per 40 anni e il suo discorso di commiato al figlio Salomone. La fine della vita è un pensiero che non ci piace tanto, ha detto il Pontefice, ma è proprio prima della morte, all'ultimo passo del cammino terreno, che viviamo il momento più alto, quello in cui lasciamo in eredità il nostro esempio. Papa Francesco ha ricordato una suora conosciuta in una delle udienze del mercoledì, una religiosa di 83 anni gravemente malata che si preparava con serenità alla conclusione del suo percorso terreno per cominciarne un altro. Queste cose ci fanno bene, ha commentato il Papa. Davide lascia in eredità al figlio Salomone il regno, ma soprattutto la fede. Anche a noi, ha concluso il Pontefice, farà bene pensare quale eredità lasciamo con la nostra vita. Lascio l'eredità di un uomo, una donna di fede, ai miei. Lascio questa eredità. Chiediamo al Signore due cose. Non avere paura a quest'ultimo passo, come la sorella dell'udienza di mercoledì. Sto finendo il mio percorso e incomincio l'altro. Di non avere paura. E la seconda, che tutti noi possiamo lasciare con la nostra vita come la migliore eredità la fede. La fede in questo Dio fedele, questo Dio che è accanto a noi sempre, questo Dio che è padre e non delude mai. Papa Francesco ha annunciato che il prossimo 29 maggio allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà una nuova partita per la pace dopo quella svoltasi il 1 settembre 2014. Un'iniziativa che dimostra come è possibile fare la pace anche con il gioco e con l'arte, ha spiegato il Pontefice ieri sera 3 febbraio presiedendo nella Casina Pio IV in Vaticano l'incontro promosso dalla Fondazione Pontificia Scolas Occurrentes per la formazione dei giovani più svantaggiati nei paesi poveri.
Salutando i presenti, il Pontefice ha tenuto a mettere l'accento sull'importanza del calcio e dello sport in generale che, ha detto, è in grado di educare e promuovere la cultura dell'incontro. Il valore dell'educazione, ha spiegato, va inquadrato nell'armonia della persona, ossia nella crescita della totalità dell'uomo. Si tratta di dare spazio soprattutto alla capacità creativa dei giovani e dei ragazzi per promuovere il dialogo tra religioni e culture e costruire un mondo più inclusivo. Una lunga coda dalle 6.30 di questa mattina a San Lorenzo fuori le mura. Davvero tante le persone in fila presso l'antica Basilica al Verano per venerare i due frati cappuccini, Padre Pio e Leopoldo Mandic, santi del confessionale. Il pellegrinaggio a Roma delle loro reliquie, rispettivamente da San Giovanni Rotondo e da Padova, è un evento straordinario inserito nel Giubileo per volontà del Papa, e davanti a questi testimoni di misericordia, di umiltà e di fede è palpabile la commozione e il raccoglimento dei fedeli. È un qualcosa a cui al giorno d'oggi bisogna credere. È talmente grande la degenerazione che abbiamo in ogni campo sociale e non, che è una figura che ci dà fiducia nella vita, secondo me. Per Padre Pio. Lo prega? Tanto. Qualche grazia particolare vuole chiedere? Io quando vado alla trovo la pace, quando vado a Pedicina. Anche qua. Qual è secondo lei la forza di questo santo? Dov'è la sua forza? La pazienza che ha avuto, quella tanta. E poi bene che vogliono tutti, conduce. Che cosa chiede oggi a questi santi? Ma diciamo un po' la pace, la salute, il benessere per tutti. Dov'è secondo lei la forza di questi due frati cappuccini? Ma la forza è nell'avere intorno a sé, diciamo, tutto questo, lo spirito verso gli altri, l'amore. Padre Pio era sempre in confessionale, no? Sì. È stato anche... sì, era sempre in confessionale perché aiutava la gente. Nella celebrazione con cui ieri sera sono state accolte le loro urne, il Cardinal Vallini li ha ricordati come due testimoni, due campioni della santità cristiana che hanno fatto il programma della loro vita delle parole di Gesù: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Parole davvero indispensabili per essere felici e santi. Certamente un segno di una presenza di due frati che sono stati sempre vicini alla gente, accogliendo la gente con la confessione ma anche con la carità, e questa è la grande risposta di gratitudine di tanti fedeli che vogliono rendere omaggio a questi due amici, veramente tanto amici di Dio e perciò amici degli uomini. Il grande esempio del servizio nel confessionale. Certo, il confessionale è stato la loro cattedra, dove hanno accolto gente di ogni estrazione sociale e hanno fatto vedere il volto misericordioso del Signore senza paura e senza timore. Le reliquie di Padre Pio e San Leopoldo Mandic saranno a Roma fino all'11 febbraio. Questa sera giungeranno nella chiesa giubilare di San Salvatore in Lauro per una veglia notturna dalle ore 22. Nel pomeriggio di domani saranno accompagnate processionalmente alla Basilica di San Pietro. Sabato alle 10 in piazza il Papa concederà un'udienza speciale agli aderenti dei gruppi di preghiera di Padre Pio e ai dipendenti della Casa Sollievo della Sofferenza. Sì, sono venuto con mia famiglia, con 5 bambini, mia moglie sta avanti, veniamo dall'Austria, da Vienna e siamo qui a Roma a causa dell'anno santo. Ieri abbiamo vissuto il Papa nell'udienza generale. Ci ha dato anche la mano ai miei bambini, è anche una benedizione, questo è un grande miracolo anche per noi. Oggi vuole chiedere una grazia particolare? Sì, per la mia famiglia, che stiamo bene, perché siamo tutti sani. Padre Pio per me è molto importante, è uno dei miei favoriti santi, anche nostro è molto conosciuto. Perché siete venute? Lei? Io per la grazia ricevuta da Padre Pio per mio figlio. Dovevo andare a trovarlo da lui e lui è venuto qui, non ho avuto la possibilità e approfittiamo. Peccato per l'organizzazione, però è una bella cosa. Un bambino malato? No, diciamo aveva un problemino e io ho chiesto la grazia e lui me l'aveva fatta. Disegno di legge Cirinnà in discussione in questi giorni, che cosa si profila? Ma le questioni sul tappeto sono complicatissime e molteplici.
Anzitutto c'è il tentativo di dare rilievo pubblico a forme di convivenza diverse dalla famiglia, cioè le unioni omosessuali, e di equiparare il regime dei contraenti queste unioni a quello dei coniugi. Questo rilievo pubblico e questa equiparazione si pone in contrasto con le previsioni costituzionali in materia di famiglia. La Costituzione pone la famiglia al centro di un fitto reticolato di diritti. Ricordo soltanto due norme, l'articolo 29, la Repubblica riconosce i diritti della famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, e l'articolo 31, la Repubblica promuove la formazione della famiglia e ne agevola lo svolgimento delle funzioni. Allora, questo disegno di legge, anziché promuovere la famiglia, promuove forme di convivenza concorrenziali rispetto alla famiglia, dando ad esse un rilievo pubblico e ponendole sullo stesso piano appunto della famiglia, e questo appunto si pone in contrasto con gli articoli 29 e 31. Poi c'è anche un altro problema grandissimo di procedure, perché nei paesi in cui questi trend sono seguiti, comunque c'è stato un fortissimo e vivacissimo dibattito in Parlamento. Qui invece assistiamo a una compressione illegittima del dibattito parlamentare, perché questo disegno di legge sarebbe il primo della storia italiana, quantomeno repubblicana, ad essere approvato senza essere stato esaminato da una commissione parlamentare senza alcun motivo. Quindi forzature di procedura vuol dire che si saltano alcune tappe? Si saltano alcune tappe che invece la Costituzione impone. L'articolo 72, ripeto, afferma che ogni disegno di legge è esaminato in commissione e poi in aula che l'approva. Qui invece è stato saltato l'esame in commissione. È come voler fare una sentenza senza aver fatto l'istruttoria. Tant'è vero che tanti problemi che oggi affiorano in sede politica, nel partito di maggioranza relativa, cioè il PD, nell'alleanza di governo PD-NCD, nei partiti vicini, sono problemi che normalmente in commissione si compongono. Probabilmente l'esito finale dell'approvazione o meno del disegno di legge dipende dalla componente centrista della maggioranza, cioè dal comportamento di NCD, cioè tutto probabilmente dipende da quanto NCD è disposto a mettere in discussione l'alleanza di governo. Se è disposto a mettere in discussione l'alleanza di governo, probabilmente questo disegno di legge può ancora essere fermato o può essere rimandato in commissione. Se non è disposto a mettere a rischio l'alleanza di governo, si troverà forse, nella migliore delle ipotesi, un compromesso di basso livello che in realtà è un pasticcio, una grave sconfitta per i valori della famiglia e della protezione dei minori. Domani pomeriggio, venerdì 5 febbraio alle 18, nella Basilica Santa Maria Regina degli Apostoli a Roma, si terrà una messa solenne per la chiusura del centenario di fondazione delle Figlie di San Paolo nel 52esimo anniversario della morte della cofondatrice, la venerabile Suor Tecla Merlo. Celebrerà Monsignor José Rodríguez Carballo, segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Nate il 15 giugno 1915 in una realtà certamente insolita, le Figlie di San Paolo di strada ne hanno fatta, come ci racconta Suor Anna Caiazzo. Il sogno di Don Alverione è avere una congregazione religiosa femminile per la buona stampa, così si diceva, ma i tempi non erano ancora maturi. L'Italia era entrata in guerra da un mese soltanto. Don Alverione apre un laboratorio femminile e raccoglie un gruppetto di ragazze con il compito di cucire camicie per i soldati al fronte, e intanto cominciava a formare queste ragazze all'apostolato della buona stampa, o oggi diremmo della comunicazione. Le Paoline guidate da Suor Anna Maria Parenzanna sono presenti in 50 paesi del mondo. Ispirandosi all'audacia missionaria dell'Apostolo Paolo, comunicano il Vangelo attraverso l'intera gamma delle possibilità offerte dalla comunicazione: centri di produzione editoriale multimediale e digitale, riviste cartacee e online, librerie e altri centri di diffusione, siti web, radio, televisioni, anche web radio e web TV, formazione critica all'uso dei media, animazione biblica e sulla comunicazione. Una missione che accomuna 2.300 consacrate in 230 comunità, come ci dice sempre Suor Anna.
Siamo presenti in 50 paesi, nei 5 continenti. Tra qualche mese i paesi saranno 51 perché fonderemo in Malawi. L'Africa ci aspetta, continuano ad arrivare delle richieste. Ricominciamo con il Malawi. Siamo 2300 sorelle sparse nel mondo, 230 comunità. La celebrazione della Santa Messa sarà proposta dalla nostra emittente lunedì sera 8 febbraio a partire dalle ore 21. Fate fiorire la carità amando chi non vi ama, facendo del bene a chi vi fa del male. Sono le parole scritte da Don Andrea Santoro, uno dei messaggi lasciati dal sacerdote che le ha vissute fino all'effusione del sangue. Il 5 febbraio di 10 anni fa fu ucciso mentre pregava con la Bibbia in mano nella chiesa di Santa Maria Trabzon, Trebisonda, in Turchia. Domani sera alle 19, nel decennale del suo sacrificio, il cardinal vicario Agostino Vallini celebrerà una messa in suo ricordo nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Nato nel 1945 in provincia di Latina, Don Andrea, a motivo dei suoi viaggi in Medio Oriente, era impegnato nell'ecumenismo e nel dialogo interreligioso. Ebbe l'incarico di parroco ai Santissimi Fabiano e Venanzio a Roma. Da qui, l'11 settembre del 2000, partì per la Turchia come sacerdote Fidei Donum. Qui lottò anche per strappare le donne alla prostituzione. Fu ucciso da un sedicenne imbottito di odio da fanatici predicatori mentre era inginocchiato in preghiera. La Chiesa di Roma ha dato avvio nel 2011 al suo processo di canonizzazione. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 5 febbraio 2016. Stallo fino al 25 febbraio dopo il massiccio attacco delle forze siriane ad Aleppo. Negoziati sospesi mentre in furia la battaglia. Il documento francese contro l'utero in affitto, così si uccide la maternità. L'Unione Europea approva aiuti alla Turchia per 3 miliardi di euro. Via libera al fondo per i rifugiati. Iniziative di Scolas Occurrentes lanciate alla presenza del Papa. In campo per la pace.